tutti! Ciao. Oggi 7 Second Challenge che ci avete chiesto tantissimo. Ebbene sì. Quindi ce l'abbiamo fatta e pian piano stiamo cercando di fare tutte le challenge che ci avete chiesto, più quelle che man mano si inventa Baso. Io mi impegnerò. Ma ormai lo sapete, quindi non sto più neanche a dirlo. Allora, in pratica questa challenge che penso conosciate tutti, comunque bisogna in 7 secondi dire all'altra persona qualcosa da fare e vince se riesce a farla, oppure perde se non riesce a farla. Basta, è molto semplice. La spiegazione complessa così non l'avevo mai sentita. Figurati se non dice qualcosa sulle mie spiegazioni. Partiamo allora. Partiamo. Partiamo direttamente. Inizio io, hai 7 secondi per cantare una canzone rap. Perché vedi un po' di anni fa, vedevo mamma e papà dentro una scatola, dentro due psichiatri, questo di un bambino. Vabbè, basta, 7 secondi sono passati. Io, hai 7 secondi per raccontarmi una barzelletta. Allora, Pierino va dal salumiere e chiede 2 etti di salsiccia. Sì, ma 7 secondi sono qui. 2 etti di salsiccia, questa fa riderissimo. No. Scaricata su Google, bellissima. Pierino... No, ma è fa ridere, è solo che non sono riuscita a ridere. Pierino va dal salumiere e prende 2 etti di salsiccia. Bella, bella, bellissima, mi piace. C'è tutto da finire, oh, grossa risata. C'era gente che vive pure vicino. È bella, in realtà è bellissima. Poi la scopriremo più avanti. Andiamo avanti. Tocca a me. Tocca a me. Hai 7 secondi per fare lo spelling del tuo nome. Del mio nome? G-I-A-N-M-A-L-C. Fammi finire. Non l'ho fatto finire. E non potete. Ma hai fatto tu. Hai fatto 7 secondi. Non passano così fatta. Però, ragazzi, velocissima. Non la, io contesto. Vai, continua. Hai 7 secondi per trovare il risultato di 5 per 5 più 20 meno radice quadrata di 49. 0. 0? 1? 1? 0,1? No. Quant'è il risultato? 418. Ma dai! Ma... 5 per 5. Sono 25. 25. 20. Più 20. 40. Alla seconda era però la mia. Cioè... invalidata, fine, non va bene. L'ho sparata a caso. Ma come non male, dai. Era 20 alla seconda meno radice quadrata di 49 che è 7. 418. Ragazzi, è sconvolgente sta cosa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Hai 7 secondi per dire uno scioglilingua. Li vuoi quei kiwi, quali kiwi, quei kiwi. Tocca a te. Hai 7 secondi per fare 5 versi di animali. Io, pio, non mi viene. Io, pio. Una era l'ambulanza, l'altro era il Pulcino Pio, forse. Io, stavo a recuperare il Pulcino Pio. Oggi sei con il Pulcino Pio, sono tutta gialla. Pulcino Pio. Io. Era l'altro. Io. Ok, guarda. Questa è spettacolare, la 5 versioni. Io. Più, salvato la Pulcino Pio. Dobbiamo prenderlo. Hai 7 secondi per dire il nome di 3 frutti che iniziano con la B. Banana e... banana? 3 frutti che iniziano con la B. Banana? Non esistono. Ok, non vale però. Banana? No, ne esistono 3 frutti con la B. Banana. Il bongo. Banana? Banana. Voglio il mio legale qua. Voglio il mio legale. Vai avanti. Allora, hai 7 secondi per dire cielo grande, cielo blu, cielo come lo vuoi tu, battendo le ciabatte a tempo. Cielo grande, cielo blu, cielo come lo vuoi tu. In realtà è la prima soddisfazione di vederle fare così. E fare cielo grande, cielo blu, cielo come lo vuoi tu. In realtà volevo quello. Ma che stupido. Ma sei proprio... Sì, io volevo proprio questo. Doveva riuscirla a fare. Cielo grande, cielo blu, cielo come lo vuoi tu. È uno scemo! Vai avanti, vai! Hai 7 secondi per metterti il mio orecchino. Non c'ho il buco però! Non si apre neanche! E voilà! Perso! Dove me lo mettevo l'orecchino? C'era quella piccola. Sapevo che non avevi il buco. Mi dovevo bucare così col sangue, dove andate a vedere il sangue. Te lo sei già rimesso? Certo! Questa era improponibile in 7 secondi, ma anche in 8 anni forse. Cioè, mi dovevo andare a fare il buco in centro, poi tornavo qua, me lo facevo mettere da un professionista. L'ho pensata apposta, voglio vincere.
Sì, intanto oggi guarda che secondo vincere. Me sto vincendo. Sto sverdicciando con questa maglietta. Ti sto sverdicciando con i colori di questa maglia. Vai avanti, Baso. Hai 7 secondi per mangiarti 3 grissini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Notare la corsa ginnica che ha fatto parlare i grissini. Sembrava tipo Baywatch. C'era le colonne sonore. Ma tanto non ha servito a niente, è da tanto che li ho visti in giro. Hai 7 secondi per fingere di essere Pikachu. Pikachu! No! Sì, pica pica! E poi si incazzava di prendere Pikachu! Hai 7 secondi per cantarmi la sigla di Robbio Losella. Robbio Losella, naturalità, alle fattorie nasce una bontà. Finito. Tanto è passato appena il vicino che ci sta guardando malissimo. Ma cazzo vuoi, dobbiamo fare? Questo è passa, stava prendendo le chiavi di casa. Guarda tutte le luci, sacchetti, qua, male, casino, cioè. No, devi farla più bella. Alle fattorie nasce una bontà, Robbio Losella. No, non ti faccio gestarci perché non ho voglia. Antico amore. Hai 7 secondi per finire la Ferrarelle. Fine. Eh no. Maledetta Ferrarelle. Ci vedremo. L'aspetto fuori la Ferrarelle adesso. Hai 7 secondi per dirmi il nome dei 7 nani. Eolo, Brontolo, Pisolo, Mammolo, Cucciolo, Dotto. Finito. Erano giusti. Eolo, Pisolo, sei arrivata qua a 5. No, ho sentito tutti. Proprio l'assonanza. Beh, però. Non sto ascoltando, ero concentrato nel timing io. Tra l'altro Eolo esiste. No, sì, Eolo esiste. Gli altri Eolo, Mammolo, Pisolo, Dottolo. Dottolo! Ma dove l'hai dottolo laggiù? Tocca a me. Hai 7 secondi per alzarti e ballare qualcosa di stupido. Anderson Mambo. Dai, non sapevo che questa non dovevo fare. Ma smetto. Hai 7 secondi per ripetere. Li vuoi quei kiwi, quali kiwi, quei kiwi. Li vuoi quei kiwi, quali kiwi, quei kiwi. Sì, ma non vale così. Veloce. Ho tutto. Voglio la registrazione, voglio sentire che tutti i termini, quello di prima, fai un ballo stupido così. Devi dirlo veloce, li vuoi quei kiwi, quali kiwi, quei kiwi. No. Prova a dirlo veloce. Li vuoi quei kiwi, quali kiwi, quei kiwi. Dai, ragazzi, parliamoci chiaro, l'ha detto, li vuoi quei kiwi, quali kiwi. Dovevo stare nei 7 secondi. Sì, sembravamo nella casa di riposo, però. Hai 7 secondi per alzare la gamba fino all'orecchio. Non ci va, ma è colpa dei pantaloni. Non ce la faccio. E come diventa rosso? Vabbè, ho dato una sforza. Vabbè, non sono riuscito, no. Mi sono spaccato anche forse qualcosa, mi sono tirato. Povero, l'amore mio. No, mi faccio il rossetto. Non mi avrei mai. Voglio un kiwi comunque. Mi sono strappato tutto. Hai 7 secondi per nominare 5 attori italiani famosi. Luca Argentero, Stefano Corsi, ciao! Dai, 5, ma 5 in 5 attori secondi, famosi, dai. Alberto Sordi, Carlo Verdone, Stefano Corsi, impossibile. Roberto Bue, 5. Alberto Bue. Un rinomatissimo autore italiano degli anni 50, Alberto Bue. Hai 7 secondi per prendermi il naso. Preso il naso? Dov'è il naso? No, dov'è il naso? Non sei ricordato, dov'è? No! Speravo che ci ho messo un attimino per capire, ma che cazzo devo prendere? Il naso. Dov'è il naso? Dov'è il naso? Hai 7 secondi per trovare la soluzione a questo mio indovinello. Questo è difficile. Mentre andavo nelle Ardenne vidi un uomo e 7 donne. Ogni donna 7 sacchi, ogni sacco 7 gatti. Quanti andavano nelle Ardenne? Un uomo. Cazzo. Allibito. Fermi tutti. A San Siro siamo tutti fermi. Un uomo. Come facile saperlo? Perché l'hai detto? Qualcuno ha cantato. Chi vuoi che abbia cantato? Io ti farei, qualcuno ha parlato qua, subito a rapporto. Un uomo, perché mentre andavo con vedi. Con le vedi un uomo. E magari ti distrettavi. No, ma che fregatura.
Però era bello, mentre andavo nella tenda vi di nuovo sette donne, ogni tanto sette sacchi e ogni sacco sette gatti quanti andavano nella tenda. Vi proponete la casa ai genitori e fate riuscire fuori di testa. Ciao tu! Hai 7 secondi per andare a prendere e mangiare il succo merda alla fragola. Oh, cazzo lo mangio però! Dov'è? Hai perso, vaso! Hai perso! Piano! Hai perso comunque. Mangiarlo non l'avrei mangiato manco morto. 7 secondi, mi sono sfasciato tutto. Ma poi hai fatto una cosa incredibile. Sì, ma ci ho messo meno di 7 secondi, ragazzi, qua va veloce. No, io non vado veloce, conto, i secondi passano. No, fai 7, 6. No, faccio 5. Così. Sì, ma non è così i secondi, dai ragazzi, io te li faccio un po' di più 7. Tu sei lento, Bari. Sì, vabbò, te Bari, barona. Hai 7 secondi. Mi sono fatto portare ogni volta nelle challenge mi deve ferire. Hai 7 secondi? Hai 7 secondi per mandare un selfie a tuo padre. Oh mamma mia, a mio papà, ma si piglia male. Finito già. No! E ciao papà! Tra l'altro è stata una cosa terribile. Meno male. E questo lo mette poi. No! Ma sì, sì, lo metti. Lo mette. Voglio che lo ci sia, se no lo faccio uscire su Instagram. Ultime due, una da me e una da lui. Una da me e una da lui, una da uno e una dall'altro. Hai 7 secondi per imitare Michael Jackson. Va bene, siediti, basta. Queste cose a lui non bisogna fare. Non si vedeva moonwalk però. Non si vedeva neanche la tua faccia, quindi. Se vuoi ti faccio questo. E poi faccio. Oddio, vado. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Manca la tua. Hai 7 secondi per imitare Baso. Baso è inimitabile. Ma smettila. Made in Italy. Questa è una dimostrazione solo per me. È inimitabile. Unico e inimitabile. Sappiatelo. Lei è così. Mi sono preparato sulla Germania io. Io avevo preparato l'Inghilterra. Oddio, ma io l'estate so imitare. Sai che adesso non mi veniva quale cavolata e dire. Vediamo un po' come vi sapevi imitare. Aspetta. Appunto. Quali kiwi? Ditemi voi, ciao a tutti. Ditemi voi se sapete, Baso è unico, inimitabile. Adesso non puoi prendere da qua però. Ce n'è un'altra. Fammene fare un'altra. Falla, perché sennò mi stressa tutto il giorno. Fai l'ultima. Hai 7 secondi per metterti 3 cuscini in testa e dire a me piacciono i koala. A me piacciono i koala. Più che altro sono per soddisfazione mie personali queste qua. Sono fattibili. Il terreno dei cuscini dovrà rimanere così. Così dovrà rimanere. Cuscini. Da rimanere così. A me piacciono i koala. Bene, questa era la nostra 7 second challenge. Vado a prendere del lasolino sopra per lo stiramento che mi sono fatto. Penso che la prossima challenge sarà la touch my body, sempre che Baso non ne trovi di mezzo mille altre. Perché lui ovviamente. Io me le invento. Ogni volta gli vengono in mente challenge. Ma vabbè. Un riscontro. Volevo fare challenge a caso, parlare così a caso davanti alla telecamera. Ma non è una challenge quella. Infatti. Vuole fare un video a caso. Un video a caso. Possiamo fare un video a caso. Caso in cui lui sempre continua a parlare, io lo guardo e non so proprio cosa dire. E lei dice imita Baso, non lo so, non mi sono preparata su quella, tipo cose del genere. Io farei la roba del genere. È una forma di vlog seduta qua, va bene. È un vlog statico, ragazzi. Fateci, ma innoviamoci se volete vedere il vlog statico di Baso. È Chiara che fa la mummia. In ogni caso, noi ci vediamo domani con il nuovo video. Ciao ciao.